tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, amici, buongiorno e buon lunedì a tutti. Buon lunedì, Paola. Buon lunedì a Come Gianluciano. Ti è passato questo weekend pieno di musica ormai da ballo? Eh beh, mi è passato bene. Dopo il primo maggio arriva il 2, briosi, pronti a ripartire. E fra sì, poco ci muoviamo anche dalla regione. Abbiamo fatto una bellissima festa il primo maggio. Certo, ma arriviamo in quel di Firenze. Ma arriviamo anche in Piemonte, amici. Preparatevi. Sì, preparatevi perché saremo presto da voi. Saremo con voi proprio il 3 sera a Ballando le Cupole. Cavaller Maggiore, arriviamo. Ballando le Cupole si fa così. Si dice che io non so ballare, ma invece io il valzer lo so ballare, va bene? Sì. Male. Valzer mazurka, diciamo polka, forse un po' così. Sì, mi piace il 3/4. Volte ho fatto anche delle canzoni 5/4, vedi la sigla di Ritornelli, che è 5/4. Per gli amanti del settore. Per gli amanti del settore, perché quelli che se ne intendono un po' di più, sì. Perché poi magari qualcuno dice, ma che cosa sta facendo squadra? Vi ricordate Bert Bacharach, quante canzoni faceva, che arrivava a un certo punto... li buttava dentro una battuta di 3/4, poi ne buttava una di 2/4, poi andava al 4/4, poi era straordinario. Canzoni memorabili. Partiamo col Piemonte, allora. Sì, salutiamo il Piemonte con la Lella Blu. Lella Blu, alla grande, occhi di ghiaccio del Piemonte. Partiamo con la musica e partiamo con questa straordinaria artista, straordinaria amica che è Lella Blu. Che e se questo fosse amore? E chissà, Lella, vediamo. Vai. Lella Blu. Questo amore mi sorprende come un manco eternamente, e mi chiedo come sempre se poi esiste veramente. Ma che differenza fa, oggi c'è, domani va, e se poi non resta niente io non piango certamente. Non riesco a fare niente se non mi esce dalla mente, ma non c'è niente da fare, lui non se ne vuole andare. Se c'è lui nel mio futuro, ho le spalle contro il muro, e se poi tutto finisce, è stato bello, si capisce. E arrivano le dediche per voi, vediamo un po' chi ci ha scritto e che cosa ci hanno scritto e per chi ci hanno scritto oggi. Ci è arrivata una bella whatsappata da Renzo dall'Aquila, dal mitico Abruzzo. Alla grande. Per la sua mamma Fabiana. Vola in alto, vola lupo. Sarà mica questa la canzone? No. Ah.
Abbiamo una canzone francese. Buongiorno, una dedica per mia mamma Fabiana, che compie gli anni proprio oggi, appunto il 2 di maggio. Sogna da sempre di andare un giorno in Francia, a Parigi, e la sua canzone preferita è La Bohème. Grazie, grazie, vi seguiamo tutti i giorni su Sky, Renzo. Renzo, ce l'abbiamo La Bohème in una bella versione di Amina. Amina, molto bella, un bellissimo filmato proprio fatto nei dintorni di Monte Catini Terme. Sì. Quindi e l'accendiamo allora per te. Jukebox dedica. Jukebox dedica. Accadeva che al tuo cavalletto passavi la notte e disegnavi me, che ero nuda lì per te per ore ed ore intere. E poi alla mattina, morti di stanchezza, ci trovava il sole e scendevamo insieme tutti e due felici a bere un buon caffè. La Bohème. La Bohème, aver vent'anni insieme a lei. La Bohème, la Bohème, non l'hai rivista proprio mai. Quando un giorno per caso mi trovo a passare davanti a casa, casa di Montmartre, non vedo più i lillai e tutto sembra triste, sopra quella scala non passa più una tela, ora è tutto nuovo, tu sei un gran signore che muore di dolore e che non piange mai. Una voce, pensi a lei, la Bohème, la Bohème. Indietro non si torna mai. E arriva la stessa luna. Pensate che quando c'erano alcuni amici che dicevano guarda che io sto guardando, così per agli innamorati in genere, dicevano io sto guardando la stessa luna che stai guardando tu, che sei magari dall'altra parte del mondo, insomma proprio no, però insomma, dall'altra parte del mondo, oppure c'era però è sempre la stessa luna, sia che stia di qua, sia che stia di là. Anzi, quando poi fa capolino dice sponda la luna dal monte. Ma quella era un'altra però. Era un'altra. Vabbè, la luna è sempre quella, sempre fantastica, di tante canzoni dedicate alla luna, e una di queste appunto è La stessa luna. E la canto io, eccola qua. Guarda la luna stasera, che bella che è, lei mi sorride contenta, assomiglia a te, amore. Dall'altra parte del mare, guardando all'insù, mi stai pensando, lo sento, e forse di più, amore. Lei sta crescendo come la voglia, ci sta guardando, che meraviglia, ti sento vicina e sento quel che provi tu. La stessa luna, lo stesso cuore, la stessa voglia di fare l'amore. La stessa luna, lo stesso cielo, e questa notte io
Sera, che felicità, sembra una palla di fuoco, che effetto mi fa, amore. E calamita che attira lo sguardo su lei, anche se sei lontana, tu la guarderai, amore. Le sta crescendo come la voglia, ci sta guardando. Andiamo, Luciano? Ma sì, dai, andiamo a conoscere meglio l'artista di oggi. E ce ne sono tanti e scopriamo sempre qualcosa in più dei nostri artisti straordinari. Vai così, con la sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio nel salotto di Ritornelli per la prima volta. Rodolfo Banchelli, fa pure rima Rodolfo Banchelli a Ritornelli. Ben arrivato Rodolfo. Grazie, ciao. Sai, un piacere mio, non ci siamo mai incontrati, no? Però insomma, personaggio che può vantare 3 Sanremo alle spalle, insomma, si tratta di un po' di anni fa però. Eh sì, si parla dell'84-85, l'ultimo nel 97. Nel 97, anche come autore, poi sei arrivato, insomma, ti sei avvicinato a Sanremo sia come cantante che come autore. Ma tu mi nasci come ballerino di rock acrobatico, campione, pluridecorato. Tu eri giovanissimo, 15 anni, quando sì, la mia prima gara l'ho fatta a 13 anni e mezzo. Caspita, ma come si avvicina un ragazzino al rock? Io ho visto una gara di ballo e sono rimasto folgorato. Folgorato, sì, da questa gara di ballo. Perché tu poi, infatti, dopo poco, un anno dopo, ero già a fare i campionati. Infatti, a 15 anni diventi campione italiano, così cita la tua biografia. Poi a 17 campione europeo e a 18 e 19 mondiale. Sì, poi quando ho cominciato io si ballava poco, ancora il ballo non era stato rilanciato. Tutto è successo poi con i film di John Travolta, soprattutto. Esatto. No? Infatti ho fatto anche un film che si chiamava proprio Rock and Roll, vero, con Vittorio De Sisti, no? Sì, ho fatto il protagonista in un film, una storia, che poteva essere anche la mia, insomma, molto simile. Bello, però questi campionati, insomma, devono essere stati molto tosti, no? Allora, perché erano selezioni e poi venivate giudicati come adesso le gare di ballo internazionale, certo, no? Ora è uno sport e lì era all'inizio, diciamo, era tra lo sport e lo spettacolo. Ecco, ma puoi dire di aver sacrificato un po' la tua giovinezza per questo sport, o perché comunque sia, insomma, questo ti impegnava tanto? Quante volte ti allenavi la settimana? No, ce ne allenavamo quasi tutti i giorni, però non è che mi sono sacrificato, io ho gioito, ho goduto la mia gioventù. Questo volevo che alla tu dicessi. Grande, e senti, no, mi piace, oggi sai che cosa, non voglio passare il video Rodolfo, voglio proprio che tu ci parli proprio della tua vita, perché mi fa piacere che anche i ragazzi all'ascolto capiscano che, insomma, una dedizione a uno sport, a parte ti inquadra, no, molto seriamente. Io spero che anche i tuoi genitori siano stati contenti della scelta di intraprendere. Sì, calcola però che
in quel momento lì si ballava sempre la sera, la notte, quindi si tornava tardi, anche dagli spettacoli, cioè era tutto impostato in un'altra maniera, perché si faceva e ti portavano, nei dancing, certo, ti portavano loro, però ti portavano loro sia a lezione. No, c'era un amico che era però il nostro insegnante, poi, che è quello che ci ha accompagnato, ci ha fatto fare spettacoli, ci ha iniziato al mondo dello spettacolo, mondo questo si diceva, esatto, questa è una parola che mi si ha iniziato, usava, no? Mi ha introdotto, mi ha iniziato. Al mondo dello spettacolo. E quindi, Rodolfo, ci ritroviamo a ritornelli per parlarne ancora. Torni? Volentieri. Rodolfo Manchelli. Arriva Laisa Lipari in questa sua canzone autobiografica, veramente Laisa Lipari. Sì. Lei si chiama Laisa Lipari perché è nata ed è proviene di dall'isola, Lipari, di questa bellissima isola. E allora, bellissimo videoclip realizzato da Canzonelli che si chiama Laisa. Come si chiama la canzone? Laisa di e Laisa lei come Lipari. Si chiama? Vai così, Laisa Lipari. Il mio dovere l'ho fatto con piacere, col sorriso, pianto anche un po'. Questa è una storia di un sogno mai spento che ha dormito per anni qui dentro. Non devo niente davvero a nessuno. Quello che ho costruito è stato fatto da me. Col sorriso e pianto anche un po'. Questa è una storia che mi fa onore, che mi dà forza se penso e ripenso al mio lavoro cresciuto nel tempo. Quello che ho vissuto l'ho voluto per noi. Cerco, so che io trovo una donna che adesso sente se stessa come una tigre, tanto dolce però. Cavalcherò la mia stella che con la sua luce mi guiderà e con mistero mi avvolge come una coperta, come gli abbracci tuoi. Il nostro Enrico Faggioni, grande successo con questa sua chitarrina che porta in tutto il mondo e tutta Italia, sì. Tutta Livorno. Va. No, ultimamente abbiamo fatto anche una cosa molto bella insieme a Firenze, ha avuto un grandissimo successo con le sue canzoncine, quindi arriva Enrico Faggioni con la sua canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Allora oggi si va con gli stornelli. Questi mi sembra, mi hanno detto, me l'hanno venduti, diciamo, come stornelli senesi. Affacciati alla finestra, bella mora, dei tuoi capelli dammene una rama. Dei tuoi capelli dammene una rama,
li metto all'orologio per catena. Ti credi d'esser bella, bella, bella? Ti crederesti di menarmi a briglia? Ti crederesti di menarmi a briglia? Ma briglia ci si mena alla cavalla. Affacciati alla finestra, muso nero, se vieni alla fontana te lo lavo, se vieni alla fontana te lo lavo, consumo un pezzo di sapone intero. Muso nero perché aveva un binato qualcosa, vestavi? Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. E arriva Rosy Velasco, una grande artista, che cosa grande, possiamo sì. dire? Lei è veramente una grande conduttrice, tante cose, e appunto ci fa ascoltare questa bella canzone, questa sua straordinaria interpretazione di Combatterò. Vai. Il titolo è emblematico. Vai Rosy. Stavolta no, io non cadrò, combatterò. Nell'anima in fondo al mio cuore per sempre ti fermerò. Stavolta no, non griderò, non impazzirò. Perché nel mio orgoglio deciso per te io non piangerò. Ancora una volta da sola davanti allo specchio. Salutiamo, ciao, questo amici. Lunedì è andato pum così e domani arriverà sicuramente il martedì. Mi raccomando, domani e martedì vi aspettiamo tutti a Ballando le Cupole. Cavaller Maggiore Cuneo. A Cavaller Maggiore. Oppure seguiteci in televisione dalle 20:30 in poi in diretta in tutta Italia, anche su Sky. Saremo lì per voi. Ciao. Ciao. Quanti ritornelli